Benvenuti a Europa in Salute, Milano Europea Internazionale, grazie al G7 Salute. Noi eravamo lì per voi, abbiamo intervistato la Ministra della Salute. Sentiamo cosa ci ha detto. Uno dei tre temi del vertice è proprio quello della salute della donna e del fanciullo. Gli altri due sono quello, diciamo, più di attualità, più anche, diciamoci, scottante, perché il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici e anche dell'inquinamento sulla salute delle persone e degli animali. Ministro, questo evento laterale organizzato dall'Istituto BESTA ha voluto focalizzarsi sull'importanza dell'invecchiamento attivo. Quanto è importante l'attività del Ministero in questo senso, al fianco di enti come l'IRCCS? Innanzitutto il Ministero della Salute lavora sulle grandi linee e quindi sugli obiettivi di sistema dell'Italia nei prossimi, non soltanto 2 o 3 anni, ma nei prossimi decenni. Io sono fautrice che più si investe in ricerca e meglio è. Come ho detto oggi, abbiamo la possibilità di avere grandi investimenti privati e pubblici. Credo che però dobbiamo cominciare a immaginare che l'investimento in ricerca, anche per un sistema come l'Italia, altamente tecnologizzato, industrializzato in questo settore, è un investimento non solo di benessere per le persone, ma anche con un ritorno economico. E spero che questo convinca gli attori economici del futuro a capire che investimenti pubblici in questo settore servono. Noi abbiamo appena varato il Piano Nazionale sulla cronicità, che è il primo che viene fatto ed è un punto di saldo, di riferimento per tutte le organizzazioni regionali per organizzare i sistemi sanitari, sia periferici che quelli centrali, e la socioassistenza per prendersi cura e carico delle persone anziane. Il lavoro fatto con gli IRCCS, dove si fa ricerca traslazionale, cioè si fa ricerca sui pazienti direttamente, è fondamentale. Immaginate che noi sulla ricerca sugli anziani siamo stati fatti dei passi avanti giganteschi negli ultimi anni. Oggi, con una vita che si allunga, è evidente che noi dobbiamo prenderci cura e dare accesso alle terapie alle persone anziane, a prescindere dall'età anagrafica, ma in base al contesto biologico, al loro funzionamento. Inoltre, negli IRCCS, così come negli istituti di ricerca, si fa ricerca attiva sulle cause del decadimento e soprattutto del mancato funzionamento cognitivo. Noi abbiamo la grande sfida che è quella dell'Alzheimer, è una sfida mondiale della ricerca, perché è evidente che le malattie neurodegenerative fanno veramente paura. Noi avremo tutti una vita molto più lunga e il nostro obiettivo è averla più sana. Presidente, quanto il ruolo dell'IRCCS, Istituto BESTA, è importante nella ricerca delle neuroscienze e soprattutto in un tema come quello dell'invecchiamento attivo? Ma ci sono due aspetti che vanno considerati di pari passo. L'invecchiamento è un fatto ineluttabile, l'invecchiamento in salute è un fatto che va affrontato. Sempre di più la popolazione invecchia, ma sempre di più ha bisogno di cosa? Di due risorse. Una risorsa che è quella finanziaria, ma soprattutto una risorsa di ricerca. Occorre che gli istituti e tutti i centri di ricerca che sono molto bravi nell'affrontare le singole malattie facciano un passo in più, perché non è detto che la malattia sia una malattia singola, ma che nell'invecchiare ci possono essere pluralità di malattie. La ricerca, da questo punto di vista, è un istituto come il nostro, è già avanti nel processo. La salute, le neurologie, le neuroscienze e le neurochirurgie. Tutti e tre questi elementi daranno delle risposte in tempi rapidi, soprattutto grazie ai contributi che arrivano dalla comunità europea, ma soprattutto al fatto che i 7 paesi su questa scommessa ci stanno investendo pesantemente.